La mia passione per la danza è nata quando, vivendo in un quartiere molto piccolo, malfamato a Cuba, sempre l'ho detto sempre in tutte le interviste, a volte non è un fatto che mi vergogno, è un fatto che è difficile a volte parlare anche della tua infanzia che non è stata molto bella. È nata soltanto per la mia mamma, dove ringrazio sempre perché lei ha visto questa audizione, questo provino alle scuole di danza. E a un certo punto lei le dice a mia sorella, vai fuori dove sta, è sporco com'è, prendilo e portalo alla scuola di danza. Così è cominciato quando mia sorella mi ha preso e mi ha detto, dai che dobbiamo andare, ma dove vado? Dove vado? Dove mi porti? A fare un po' di arte marziale, cose, judo, ma non voglio fare questo. Dai, dai che la mamma. Ok, mi ha portato lì, arrivo in questa scuola di danza, la Scuola Nazionale di Danza. Vedo questi bambini tutti con le tutine, cose, pantaloncini, e dico, ma che cosa è questa cosa? Cioè, non mi viene a dire una parolaccia, ma meglio non la dico. E niente, dopo ho cominciato a capire che si trattava di danza, si trattava di danza classica. Non avevo paura, soltanto avevo quel timore di miei propri amici che mi dicevano gay, Alicia Alonso, questi pregiudizi, sai, che hanno sui ballerini. È stata una cosa molto bella. Perché non mi aspettavo che forse potevo arrivare a essere un ballerino, non pensavo che il mio potenziale poteva essere quello di arrivare così in alto, per esempio ho lavorato in Germania, in Scozia, a Londra, in Messico, tanti posti bellissimi. Qua in Italia l'ho scelta per quello, perché è un paese che si somiglia molto al mio, un paese più latino, nel senso non è che diciamo Cuba e Italia sono uguali, preferisco dire per esempio si somiglia molto al sud, a Cuba per esempio Napoli, vedete tutte le cose appese nel balcone come qua anche in Sicilia, che è una cosa molto bella perché vivo più la natura, vivo più il calore delle persone, le persone sono più dolci, è per quello che ho deciso di uscire dalla Germania, uscire dalla Scozia, da Londra, di questi posti così, che stavo anche bene, però adesso mi trovo qua in Italia e veramente sto dando me stesso, ho lavorato tanto tempo in televisione, televisione e teatro e con tanto onore ho fatto di tutto per non farmi mancare niente, adesso mi trovo per seconda volta in questo teatro, perché già ho ballato già una volta, adesso mi trovo di nuovo facendo la Carmen, sono molto contento perché è un teatro così prestigioso nel mondo, a livello mondiale, un teatro che comunque parla di sé da solo, le mura, la gente, tanti turisti, cioè in questo momento li sto vedendo. E io penso che una cosa così meravigliosa è da un sogno. E c'ho questa possibilità, abbiamo presentato questo progetto al teatro di Bellini di Catania, abbiamo presentato al soprintendente, al direttore artistico, abbiamo parlato con tutti, dal più basso al più alto, ci stanno aiutando e questa è la cosa più bella, la collaborazione e portare il sorriso. Porto una Carmen sensuale, piena di gelosia, di amore. Di distruzione alla fine perché c'è un dramma, c'è il dramma del femicidio, no? Dove una donna muore alla fine, dove ti trova un escamiglio, un uomo bello, alto, che ti porta solo di problemi, di problemi perché ovviamente un bel uomo, allora tu pensavi di avere il mondo con il potere non hai niente. Nel potere solo cadi, è una illusione comunque che dopo che finisce quello entri nella realtà vera. Non vi racconto più niente, altrimenti è finita la carta. Io invece ti domanderei, su 14 enti lirici sinfonici italiani, soltanto 4 hanno mantenuto appunto un corpo di ballo. Qual è il ruolo che questo allestimento e qual è lo scopo che appunto al quale un po' finalizzato nel rilancio anche dei giovani all'interno appunto dei corpi di ballo, anche con gli enti lirici, visto che collaborerete appunto con l'orchestra del Teatro Massimo Bellini. Io voglio essere abbastanza sintetico in questa cosa perché lo so che anche se posso parlare tanto ma non risolverò niente, lo so che in tante persone, in tanti ballerini, ex direttore, stanno facendo una battaglia per cercare di rientrare di nuovo la danza negli enti lirici. È partito tutto qua da Catania, quando è morto il corpo di ballo di Catania, e dopo ho cominciato a Verona, anche a Firenze, da tutte le parti, sono rimasto in quattro, Napoli, Milano, Roma
e Palermo. Bene, siamo contenti, però non è sufficiente. Guarda il Bellini di Catania, cosa stiamo facendo? Fate che la cultura di Catania, della Sicilia, muora così dentro di un teatro. Sì, tenete la lirica, tenete l'orchestra, però la danza, che è quello che in più sta andando adesso in più in televisione, la togliete del teatro per portarla in televisione. Ben venga, facciamola vedere anche in televisione. Ci ho lavorato 10 anni, l'abbiamo fatto vedere anche con molta con un grossissimo valore, perché per esempio io lì facevo sia il classico che il contemporaneo, che un tango, che un latino, che qualsiasi cosa facevo soltanto il mio lavoro, il ballerino, il danzatore. Qua oggi lo faccio a teatro. Vedo il potenziale, in quel teatro ho ballato Romeo e Giulietta con la Bagnato, con Letizia Giuliani, cioè, mi sono trovato in delle situazioni e oggi mi trovo nell'incarico di cercare all'insieme di l'associazione Futuro Danza, che abbiamo parlato insieme a Simona Filippone, che è la sua presidente, abbiamo parlato in grosso per cercare di creare un qualcosa, ma non per me né per lei. Noi abbiamo pensato in ragazzi, in giovani, si sono, lo vedete là dietro che stanno provando, ma è questa la cosa giusta. Ma io non voglio essere direttore, non voglio ne essere niente, ma portate la danza, qualcuno deve riportarla, perché non è giusto che muora così. Un teatro come Bellini di Catania deve avere il suo corpo di ballo e fare le sue produzioni, fare disciplinare, fare rientrare la cultura al popolo catanese. Penso che questa è la cosa, la mia comunicazione, la mia risposta, è quello che voglio, non so, far arrivare a qualcuno. Forse il popolo catanese può lottare, fare delle manifestazioni, fare quello che volete per fare che i vostri figli, dopo che hanno fatto tanti anni di danza, sia in un'accademia, in una scuola, in qual posto, ritornano anche nel suo paese d'origine, nella sua città. Qua c'è Carmen, lei si chiama Chiara, lo ha detto nella conferenza stampa, è un peccato che io invece di stare nella mia città sono a Milano, però ben venga, almeno sono a Milano, però mi dispiace che sono lontano i miei genitori, avendo un teatro così bello, però va bene. Noi siamo in questo progetto, lo stiamo portando e spero che sia un inizio, spero che questo le arrivi al sovrintendente, al direttore sovrintendente Grossi, a Nicolosi, direttore artistico, alle persone in più alto. Io non voglio fare politica, non mi interessa, voglio fare arte, danza, che è quello che so fare. Vediamo se qualcuno ci ascolta, non mi voglio illudere, perché comunque non mi piace vivere delusione, mi piace vivere di sogni. E questo per me oggi è uno, sto realizzando uno dei miei sogni a 41 anni e spero di portarlo a chi riesco e riuscirò, perché comunque è quello stato il mio insegnamento nel mio paese. Allora, io faccio un saluto a Taormina Today, vi ringrazio per questa intervista, per questa piccola opportunità di anche essere a Taormina, di stare qua in questo bellissimo posto pieno di turisti. Se mi ascoltate, venite domani, come tomorrow, and to see Carmen. Ok? Thank you very much.